Nessun colpo di scena, il Collegio di Garanzia del CONI ha rigettato il ricorso del Trapani. Confermata la sentenza della Corte Federale d'Appello che in secondo grado aveva inflitto al club siciliano 2 punti di penalizzazione. Il Pescara può dunque tirare un sospiro di sollievo. Confermato il play-out con il Perugia. Gara d'andata lunedì 10 agosto alle 21 allo stadio Adriatico Cornacchia. Ritorno al Curi di Perugia venerdì 14, sempre alle 21. Iniziata alle 15.30, l'udienza in videoconferenza è terminata poco dopo le 17, circa 1 ora e mezza di discussione, poi l'attesa che è culminata alle 18.45 quando il dispositivo è stato pubblicato. La soddisfazione dell'avvocato Nicola Lotti che ha rappresentato il Pescara. Il presidente del collegio in esordio di udienza ha chiarito che sull'inammissibilità tanto nostra quanto del Cosenza, altra società controinteressata ovviamente alle vicende di questo ricorso, avrebbe il collegio deciso in sentenza, cosa che ha fatto dichiarando l'inammissibilità sia nostra che del Cosenza. Questo però non ha impedito appunto a fare in modo che il relatore, il professor Marietta, il collegio potesse leggere ed ascoltare le nostre difese. La causa di forza maggiore però sostanzialmente, oltre ad essere non invocabile, perché ovviamente è una causa di forza maggiore che intanto era comune a tutte le società e 19 su 20 hanno pagato, ma poi soprattutto non è stata offerta dal Trapani, e questo sicuramente non per colpa dell'avvocato Chiacchio, che ovviamente utilizza gli strumenti documentali, le prove che il proprio cliente gli fornisce, ma per colpa, immaginiamo, del Trapani, che non aveva questa possibilità di allegare documentalmente, ha invocato la causa di forza maggiore di non aver potuto pagare in tempo, salvo poi pagare a distanza di 24 ore e di 4 giorni il saldo, per alcune situazioni che ha circoscritto nella mancata disputa di una partita Trapani-Frosinone del 14 marzo, e lì abbiamo avuto gioco facile a sottolineare al collegio che il Trapani ha una media spettatori di 4.000 persone, ha 2.600 abbonati, quindi il massimo che si poteva aspettare era un incasso di 15.000 euro, consideriamo che il pagamento incideva in circa 600.000 euro. E poi l'altra motivazione, un mancato pagamento di un rateo dello sponsor principale per 48.000 euro, tutte circostanze non provate documentalmente, ma anche se lo fossero state avrebbero inciso nell'ordine del 5-10% del debito che invece non si è affrontato. Per l'avvocato Edoardo Chiacchio, legale del Trapani, il ribaltamento del meno 2 rappresentava un'autentica impresa. Pensavo che con il lockdown, con il Covid, potessero essere considerate delle attenuanti, perché la verità è che noi abbiamo sempre pensato solo ad avere un solo punto di penalizzazione, ai 2 punti nessuno aveva mai pensato, e in primo grado al Tribunale federale ci eravamo riusciti. Certo, oggi solo contro 4 validissimi colleghi sfido chiunque a lottare una società in una situazione che non era mai stata giudicata in maniera diversa prima, contro la FIGC, scusate se poco, contro il Cosenza, contro il Pescara, validamente assistiti dai colleghi, e con la Procura Generale del CONI che si è dichiarata testamente contro di noi, ci voleva una forza solo per reggere fino alla fine dell'udienza. Il Trapani si rivolgerà al TAR, perché poi questa era... Guardi, il mio compito si esaurisce in sede sportiva. Al TAR sicuramente, nel caso in cui la società decidesse di adire il Tribunale amministrativo, sicuramente si avverrà dell'opera di amministrativisti.